Uno piacere, è il grande piacere ospite di avere ospite. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia a tutte le telespettatrici e buon inizio e fine. Ho saputo che quando ha visto i giocatori, gli occhietti gli hanno brillato. Stasera è venerdì, domani è sabato, poi domenica. Oggi è sabato. Oggi è sabato. Ma perché la fasta è rigorosamente all'uomo. Nella sua autobiografia si leggono. E buongiorno di nuovo al pubblico maschile, al pubblico femminile, anzi al pubblico femminile e poi a quello femminile. E abbiamo preparato questa bellissima. Ragazzo faceva il ballerino, andava in una scuola di Ganza vicina a Livorno. Epimediologo. A fra poco. I giovani studino le scienze, si applicano sulle scienze. 82 anni viene eletto Santo Pertini. Storie del Westerner ha dato, a mio giudizio, il meglio di me stessa. L'altro signore, l'allievo maresciallo Tommaso Cecchini. Cecchini, ho detto bene una volta. Non hai detto. Tutto giusto, tutto legittimo. La copertina di Panorama. Panorama. Reduce dai successi di Pirandello. Io volerei capire una cosa. Parariello. Attori di varie, come si può dire, tipologie di petrolio. Buonanotte. Sarò certamente io a esimermi. Perché è sul messaggero. Ad esempio noi nei sistemi SMS comunichiamo da dove arrivano le live, la provincia in cui sono state. È un po' complicato, molta gente il sistema SS non lo capisce. Di grandi film che fanno ridere, che fanno tantissimi incazzi. Prima della caduta del muro di Merlino, non so. Tutto giusto, tutto legittimo. Della tragedia delle torri del 2000, di qualche anno fa. Ci sono 4.000 kamikazi. Adriano era sposato con una donna semplicemente meravigliosa. Sono ancora sposato. Sei ancora sposato con Rosaria, con la signora Rosaria. Perché non dovevi essere sposato con Rosaria? Ma non lo so. All'improvviso ha incontrato questo bel signore che... Era già stato in Italia? Era già in Italia? No, lui non è mio marito. Lui non è suo marito. E allora il marito chi è? Dov'è? La signora Annunziata, Leggi e Carmelo Gaudio, che facciamo entrare, prego, venga. Dov'è? Stanno qua. Buongiorno, non me ne ero accorto. Loro, Giorgio. I cani. Giorgio. Il cane si chiama Giorgio? Sì, si chiama Giorgio. No, il cane non si chiama Giorgio. Io mi chiamo Giorgio, lui Lampino. Lui Lampino? Sì. E lei Giorgio? Avevo capito il contrario.